Buongiorno mondo ingegnoso e bentornati sul mio canale. Allora, lo sappiamo tutti cosa dobbiamo fare in questo video. Chi ha seguito la live di ieri almeno lo sa. E ragazzi, apro una piccola parentesi super doverosa. Vi chiedo scusa, cioè chiedo scusa a tutti per il pessimo esempio che ho dato ieri, perché non è stata una cosa bella. E voi lo sapete, tante volte ho usato la mascherina, i guanti, proprio ieri no. Allora ragazzi, devo usare sempre la mascherina, ma nemmeno quella che uso io, infatti me ne sto procurando una proprio per la resina, e si devono utilizzare sempre i guanti, quindi mai fare come ho fatto io ieri sera. Ok, chiusa parentesi. Allora, io le cose che abbiamo fatto ieri sera in realtà le ho già scoperte, ma perché sapevo non sarebbero state assolutamente niente di interessante. Appunto, c'è stato questo qui che è stato il primo che abbiamo fatto. Ovviamente, ragazzi, cioè, non è venuto niente perché spostando la resina fuori si è mosso tutto e questo qui è stato il risultato. Guardate, che oddio. Non è nemmeno proprio tutta una schifezza, sembra un granchio gigante, non lo so. Comunque questi quasi dovrebbero servire in psicologia per vedere le persone cosa ci vedono, tipo quelle macchie, l'inchiostro, ecco. Vedete, questo è stato l'effetto. Poi ovviamente ragazzi mi avete riempito di consigli su cosa fare, su cosa non fare, soprattutto ieri in live, ma anche sul gruppo, anche nei commenti, nei messaggi su Instagram. Come dicevano tante persone ieri, questo effetto viene bello quando lo spessore è maggiore, infatti io non sono riuscita a riempire tutto lo stampo, però vabbè, comunque è questo è quello che è uscito fuori. Poi c'è questo qui che ragazzi io terrò così perché questo è il lato che c'è, cioè, un lato bellissimo, a me piace da morire, cioè guardate quanto è bello. Questo forse è il pisciolino che ci ha visto Mia ieri in live. Io qui ci vedo un cavallo bianco tipo quello degli scacchi. E qui un altro pesce. Però vabbè, cioè comunque mi piace tantissimo. Però questa è la parte sopra. Io lo terrò così, sinceramente, perché poi questa è la parte sotto. Che come ho detto, vedete, cioè mentre li spostavo fuori si è mosso tutto, eccetera. Questi comunque sono tutti i giochi di colore che ha fatto. E vedete? Io continuo a dire che somigliano tipo ai batteri visti al microscopio, non mi ricordo cosa, alle cellule, non lo so, comunque mi danno quella sensazione lì. Cioè, non è proprio malvagissimo come effetto, però non lo so. Poi stamattina, appunto, per non farvi scoprire. Ah, vabbè, non ne parliamo poi del cristallo, che ragazzi, appena ho staccato la live, ve l'ho detto su Instagram, vedete queste bolle? Ha iniziato a fumare, cioè. Panico. Comunque è venuto così e niente, non mi piace perché purtroppo l'ho riempito troppo di colore, poi il colore è rimasto tutto in superficie, vabbè. Fail, ragazzi, era per scopi accademici la live di ieri, ecco. Allora, io oggi ho provato varie cose, ho fatto questo a mo' di arcobaleno, qui ci ho messo l'oro perché malgrado voi appunto mi abbiate detto che l'oro non funziona tanto bene, io però ci ho messo così, sempre per scopi accademici, vediamo un po' com'è. E niente, allora io direi di iniziare da questo che ho fatto tipo, va, volevo l'effetto del tramonto, una cosa del genere. Vediamo. Vi ripeto, raga, io non li ho presi per fare questo effetto, lo faccio per giocarci e perché ero curiosa di vederlo, ma mi fa veramente senso. E qualcuno ha confermato che non sono l'unica a pensarla così. Guardate, guardate. Però è così, è un effetto che mi fa un po' senso. Non lo so, mo è come se qua dentro ci fosse tutto un ecosistema. Non lo so, magari a qualcuno piace, ma a me onestamente non sconquiffera, sconquaffera. Però, ma molto carino. Diciamo che la sfumatura è venuta, molto carino, bello, mi aspettavo peggio. Ah, ragazzi, anche questi stampi, anche questo stampo qui l'ho preso, lo trovate dalle bimbi, anche quello che ho utilizzato ieri sera. L'ho detto tantissime volte in live perché molte mi avete detto che non riuscite a trovare quello stampo. Le bimbi anche quelli più piccolini, quindi fatevi un giro sul sito. E no, ma veramente, cioè, non è venuto male, figo. Ah, poi una ragazza proprio stamattina mi ha detto che questi colori rovinano gli stampi, cioè li opacizzano, quindi è meglio non farli toccare proprio sul fondo, non lo so. Boh. Questo l'ho fatto in onore di Mia, che è tutto verde.
Ci ho messo l'oro e i brillantini, come aveva suggerito lei ieri in live, solo che in tantissimi ci avevano detto no, i brillantini no, non vengono, bla bla bla. E io però ce li ho messi. Ma... Oh, questo non mi dispiace per niente. Questo non mi dispiace per niente. Perché sembra tipo quei gioielli, non lo so, tipo fighi, fashion, di qualche famosissimo designer. Guardate qui. No, beh, non è venuto male. L'effetto è caruccio, cioè, magari boh, lo regalo a mia nonna. Sembrano i gioielli di stile mia nonna, ecco, lei un attimo. Anche lei è molto artistica, eccetera, eccetera. Qui praticamente li ho usati tutti a mo' di arcobaleno. E poi ci ho messo anche... Ah, a proposito, ragazzi, qui ho messo anche il nero. Ma vedo che non è venuto niente, è venuto questo color cacchina. Va bene. Vediamo un po' questo come è venuto. Vedo cose caruffe. E comunque vi dicevo, appunto, li ho messi in ordine arcobalenico. E poi ci ho messo il bianco. Wow! Potere dell'arcobaleno! No, dai, è figo! Figo, però è venuto poco l'arancione. L'arancione e il giallo, non lo so, non si vedono tantissimo, però... Dai, è figo. Guardate, guardate qui. Questi sembrano funghetti. Che carini. Wow, questa parte mi piace tantissimo. Ah, vabbè, dai, non, cioè, non è male. Calcolate che comunque li metto a cavolo i colori dentro, quindi... Poi ho anche un'altra creazione da scoprire, perché ieri appunto una ragazza diceva non hai uno stampo profondo così colà, poi mi era venuta in mente questa idea bruttissima, che poi si è rivelata appunto essere bruttissima, però l'ho colato qua dentro e vediamo un po' cos'è venuto. Ieri a questi non ci ho pensato, ci ho messo i glitter anche qui? Non lo so. Wow, ragazzi, guardate, sembra tutto un ecosistema marino. Infatti ho visto che molti li utilizzano come sfondi, tipo per le sirene, queste cose così. Wow, guardate. Guardate, guardate qui. Ma questo è figo. Wow. No, vabbè, diciamo che... non è malvagio. Allora, diciamo che visto così al cellulare ravvicinato, uno si perde nei dettagli, è carino, eccetera. Visto da lontano non è tutto sto ciondolo, insomma, tutta sta bellezza. Ecco. Ma devo dire che queste prove non è che mi dispiacciono tantissimo. Questo, vi ripeto, mi piace da morire da questo lato. Adoro tantissimo il mio cavalluccio bianco. Il resto, vabbè, non lo calcoliamo. E quello che mi piace di più è questo. Molto molto bello. Cioè, magari ovviamente c'è chi è più bravo di me in questa tecnica e fa delle cose bellissime, però per adesso questo è quello che sono riuscita a fare. Voi fatemi sapere cosa ne pensate, se avete consigli scriveteli qua sotto, così magari anche chi è interessato a sperimentare questa tecnica legge i consigli che avete dato voi. Fatemi sapere soprattutto se è vero che contribuiscono ad opacizzare gli stampi, perché questa cosa non mi piacerebbe per niente. E soprattutto, se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale per diventare membri del mondo angegnoso, dove succedono cose pazze e fumano resine, insomma. Ok, vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!